Oggi siamo a Lu, nella cripta situata sotto la chiesa parrocchiale, per la cerimonia della traslazione delle reliquie di San Valerio, patrono della città a partire dal XV secolo. San Valerio è l'identità della comunità, così è stato nel passato. Più che festività religiosa, era San Valerio la festività del paese. I nostri padri in San Valerio hanno trovato la loro identità e la loro radicazione al territorio. Poi ovviamente era festa di chiesa, festa religiosa, però era soprattutto una festa della comunità, una festa laica, la festa del comune. Assistiamo all'apertura della cassaforte tramite 6 chiavi, di cui 5 custodite dal comune ed una dal sacerdote, dopo il furto delle reliquie avvenuto nel 1700. Beh, assolutamente una grande tradizione, intanto perché è un patrono che ci accompagna praticamente a tutta la nostra storia, fin dall'antico comune. E poi, come si può vedere, i luesi tornano per la loro festa patronale. Io racconto sempre un episodio: durante il furto del santo nel 1700, la testa, forse era un po' macabra come vicenda, è stata la testa di chi ha rubato le spoglie del santo e i suoi reliquiari, è stata poi tagliata e deposta in cima alla torre. E guai a toccare i luesi, il proprio santo patrono. Una tradizione ma anche religione, uno e l'altro, no, proprio anche quelli da via ci tengono a venire su a vedere il santo patrono, è vero, no, proprio così. È importante per voi questo santo? Sì. Lei ha dei ricordi di quando era più piccina, più bambina, sì, di questa manifestazione? Stava tanto tempo senza piovere e allora il nostro parroco, vecchi, tiravano fuori San Valerio, dopo 2 o 3 giorni pioveva. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Mentre contempliamo le reliquie del nostro patrono San Valerio, vescovo e martire, nella ricorrenza annuale della sua festa, riflettiamo sulle convinzioni che lo hanno reso coraggioso nella vita e nel martirio. Per me non è solo una tradizione, è proprio una devozione, quindi, perché è un santo vivo, ancora vivo, che è da molto, soprattutto i luesi, e cerchiamo anche di allargarlo agli altri. Per esempio nella mia famiglia, pur non essendo io ora coniugata e non vivo più nel mio paese da 40 anni, per esempio la figlia ha un amore per questo santo e già anche la nipotina di soli 3 anni, per lei San Valerio. Cominciamo. San Valerio, nostro patrono, prega per noi. San Valerio, nostro patrono, prega per noi. San Valerio, nostro patrono, prega per noi. Padre nostro. Abbiamo avuto un riconoscimento quest'anno come associazione tra fedeli di diritto canonico. Principalmente ci occupiamo di riaprire le chiese chiuse e portiamo avanti la tradizione cavalleresca, perché ci ispiriamo agli antichi cavalieri templari. Questo facciamo in sintesi. Più piccolo, e anche ho fatto la labardiere quando è toccato a me essere di leva insieme agli altri miei coetanei. Abbiamo portato la labarda, che è una lancia antica che apparteneva agli alabardieri, no? Una volta c'erano gli alabardieri che facevano le guardie, e viene rivestita con tutti i fiori di carta che le donne del paese fanno durante l'anno, preparano queste alabarde con del verde intorno, adesso poi lo vedrà, e fanno, si può dire, la guardia al santo quando viene messo in esposizione al pubblico nella chiesa superiore. Il parroco che c'era prima di me, forse i primi anni in cui è entrato, ha avuto un'idea molto molto simpatica,
di portare alla domenica e non al giorno 22 la festa patronale, in maniera che tra sabato e domenica tutti i luesi che sono in giro possono partecipare. E è un peccato che domani non possiate esserci, ma sarà davvero una grande partecipazione di popolo e di luesi che ci incontriamo una volta all'anno. Possiamo ammirare nella chiesa i disegni realizzati dai bimbi delle scuole di Lu. Vi invitiamo a partecipare a questa bella festa l'anno prossimo. San Valerio nostro patrono, prega per noi. San Valerio nostro patrono, prega per noi. San Valerio nostro patrono, prega per noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.